Nicola Gaudino è il nuovo comandante del porto di Pesaro. Prende il posto di Claudia Di Lucca, la quale, dopo quasi 2 anni nella città marchigiana, è ora destinata a Roma, presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel piazzale antistante alla sede della Guardia Costiera Pesarese si è tenuto il passaggio di consegne, risoluzione del problema legato all'insabbiamento della darsena portuale e servizi di salvamento per l'estate in cima all'agenda delle priorità del neocomandante Gaudino. Comandante Gaudino, una bella emozione questa giornata. Assolutamente, una bellissima giornata, una grande emozione, soprattutto orgoglioso e contentissimo di essere il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro e capo del compartimento in una realtà particolarmente eccezionale, permettetemi il termine. Ha già avuto modo di visitare un po' la città, la zona del porto? Sì, provenendo da Rimini qualcosa già conoscevo, però adesso cambia l'ottica con il quale si vedono le cose. Un conto da turista e un conto da comandante della Capitaneria di Porto. Lavorerò affinché funzioni tutto al meglio nell'interesse collettivo della città e della collettività. Tra le annose questioni c'è quella dell'insabbiamento della darsena. È un lavoro che stiamo affrontando assolutamente, siamo certi che in breve termine con l'autorità di sistema portuale si arriverà ad una soluzione assolutamente definitiva. E per poter insomma eliminare uno dei problemi che affligge un po' tutti i porti dell'Alto Adriatico. Come forse già saprete, da metà giugno è iniziata l'operazione Mare Sicuro e Laghi 2024 e noi continuamente fino alla metà di settembre lavoreremo, saremo sempre presenti sulla fascia di balneazione, sulle coste, sulle nostre spiagge al fine di garantire la sicurezza più ampia dei turisti, dei bagnanti e di tutti gli utenti del mare, assolutamente.